Sicuramente sarà una notte dello shopping molto interessante, in primis perché, come tutti sapete, i dati sull'afflusso turistico a Pescara sono dei dati davvero entusiasmanti. Stiamo battendo qualsiasi tipo di record anche rispetto all'anno scorso, che eravamo andati fortissimi. La città nei fine settimana scoppia di persone che vengono da tutte le parti d'Italia e comunque dalle altre province, quindi innanzitutto avremo tantissime persone a Pescara e noi speriamo che questo sia un dato positivo per le attività produttive e per il commercio, perché possa finalmente ripartire in tranquillità. Il Comune accompagnerà questa ripartenza con delle misure che chiaramente tengono da un lato conto del rispetto dell'esigenza sanitaria. Voglio ricordare a tutti che siamo ancora in una situazione di emergenza sanitaria fino al 31 luglio, quindi bisogna fare attenzione, ma dall'altro cercherà di agevolare al massimo tutti coloro che verranno qui a pescare. Una delle misure più importanti che abbiamo potuto cogliere, anche grazie all'aiuto dell'assessore Luigi Alboremascia, è stata quello proprio di dare la gratuità dei parcheggi nell'area di risulta, quindi chiunque verrà a Pescara potrà fare shopping sotto le stelle, potrà visitare i nostri negozi, mangiare qualcosa all'aria aperta e potrà anche per questo sabato e per questa domenica non pagare il parcheggio e quindi risparmiare qualcosa che speriamo poi possa incentivare ancora un ulteriore afflusso nella nostra città. Come giustamente sottolineava Assessore, questa è la prima vera, reale occasione per gli esercenti della nostra città di ripartire dopo l'emergenza sanitaria. Assolutamente sì, questa è la prima grande occasione per risollevarsi dopo un periodo davvero difficile. I commercianti sperano tanto in questo momento ed come voi tutti sapete c'è stata anche una discussione sull'anticipare o posticipare la data dei saldi, ma chiaramente si è arrivati tardi e tutti volevano che la data dei saldi rimanesse questa, perché chiaramente con il fatto che i prezzi possano essere scontati è un ulteriore incentivo a spendere nei nostri negozi. L'invito che l'amministrazione fa è quello di spendere nei negozi di vicinato, cioè quelli della città, perché voglio ricordare a tutti che oggi avere una città piena di negozi che illuminano le strade è anche, oltre che essere bello, oltre che essere importante per la città perché diamo posti di lavoro, ma è anche, dà anche una grande sicurezza, perché pensare a una città vuota con le vetrine spente, insomma, oltre ad essere chiaramente una città brutta, desertificata, è anche una città poco sicura, è una città con grosse problematiche per quanto riguarda gli incentivi del lavoro.